Venezia questa mattina si sveglia così. Canal Grande è tornato al suo colore abituale. Nessuna traccia dell'inquietante chiazza verde fluo che ieri mattina era comparsa sotto il ponte di Rialto. La macchia si sarebbe espansa durante il periodo di bassa marea, quando le acque sono più ferme, per poi attenuarsi nel pomeriggio con l'aumentare del livello idrico della laguna. L'ipotesi su cui da subito hanno puntato gli accertamenti è che la misteriosa sostanza fosse un liquido utilizzato per tracciare il tragitto di una perdita d'acqua. Dalle verifiche dei vigili del fuoco non sono emerse situazioni di pericolo per la salute della popolazione. I campioni sono al vaglio dell'ARPA regionale e questa mattina in prefettura si è fatto il punto. È confermato stamattina dal tavolo tecnico che si è trattato, come già stato detto ieri, di una sostanza tracciante, e ieri c'è stata davvero una risposta corale, efficace, generosa. Oggi c'è bisogno di uno sforzo straordinario, perché Venezia non può essere deturpata. È opportuno e giusto che determinati luoghi strategici di una bellezza rara che è qui a Venezia siano tutelati. Incidente o azione dimostrativa, nessuna pista esclusa, ma dopo l'episodio di ieri si sta pensando di rafforzare i controlli soprattutto in prossimità di alcuni luoghi simbolo della città.